Ma chissà cosa avrei fatto, Tommy, a Capodanno. Mi sono svegliato il 30 mattina con 40 di febbre. Ho chiamato mia mamma e le ho detto: mamma, io muoio. Addio, muoio. Ho fatto 3 giorni esattamente come la persona che non vorrei mai essere, guardando film orrendi a letto, prendendo medicine a manetta e mangiando cibo spazzatura praticamente tutto il giorno. Quindi oggi, 2 gennaio, inizia la settimana lunga che ci porterà alla partita di domenica a Borgo Manero. E dico lunga perché è lunedì e quando la settimana comincia di lunedì è lunga. Forza Tommino, non ci abbandonare. Venite con me. Visto che contro ogni pronostico sono vivo. Andiamo a vedere i ragazzi che si allenano. Fanno atletica più basket. Uomo! Questo video è sponsorizzato dal mio brand Zero Blasepharm. Se tutto è andato bene, quindi sono vivo, sono sopravvissuto alla febbre, questo video uscirà il giorno 9 gennaio. E il 9 gennaio sul sito di Zero Blasepharm sono sconti su praticamente tutto. Pantaloncini, invernale, tute illegali a prezzi indecenti che quasi mi vergogno. Quindi raga, fatemi un giro su www.blasterfree.com. In descrizione trovate tutti i link. Seguiteci sui social, sono più fighi. Forza ragazzi. E buon clima. Rieccoci. Bella Tommy, benvenuto, buongiorno. Allora dimmi un buon proposito per il 2023. Stare sano, stare bene. Mi piace, mi piace. Grazie mille. Dai. Andata. Vediamo se mi ricordo come si fa. Una volta avrei fatto 200 tagli per mettere un canestro. Adesso mi accontento di un errore, ma ci sono andato vicino. Bravi raga! La difesa, Marcos! Ho appena scoperto che domani pomeriggio facciamo amichevole contro Bergamo. Questa è una bellissima notizia, perché fare amichevole è meglio che fare allenamento. Spero di essere in condizioni decenti. Ciao ragazzi, a domani! Via! Grazie, ciao! Una bella insalatina col tonno, perché dopo lo schifo di 6 giorni bisogna rimettersi in bolla. Poi un po' di basket in TV. Stasera c'è Bologna-Milano, questo va guardato. E poi, buonanotte. È martedì e devo far sì che la mia faccia riacquisti un colore, quantomeno di un vivo. Il martedì si comincia con una bella seduta di pesi. E dico bella perché dopo essere stato a letto per 3-4 giorni c'ho proprio voglia di tirar su un po' di ghisa fatta bene. C'è da dire che sto clima non è che mi metta proprio al top. Sono le 8.45, onesto. Che palle sto tempo. Ciao, oh, buongiorno. Tommaso Marino, basket. Oggi è il compleanno del preparatore. Auguri! Auguri! Buon compleanno, grazie. Sento che non sono al top, con pesi che di solito vado tranquillo, oggi faccio un sacco di fatica. Pancia piana, manubri. Ora si spinge. Fratello, ci vediamo dopo. Sono le 11.10, non ho neanche fatto la doccia, faccio schifo, perché devo andare in ufficio che c'è da pianificare tutta la campagna social di Zero Blasepharm dei prossimi mesi e se non lo faccio io non si farà da sola. Back to the basics, been a lot of things, but I've never been basic. Run around basics. E via. Questo è veramente il posto del cuore. Che roba. Un po' di riso con del fantastico tonno. Poi una bella call per mandare avanti la baracca Zero Blasepharm. Raga, salutate il vlog. Bellissimi ragazzi. Bene, ho finito la call con Massi e Seba praticamente 2 minuti fa. Adesso sono perfettamente in tempo per andare a campo a fare amichevole e mi riposerò nella bara. Sì uomo! Let's go! Fatto amichevole con sotto la maglia di Master P. Sono veramente il più gangster del campionato. E poi che fai? Post partita? Non te lo fai il classico? Pur pegno del martedì. Bella Jack, bella Marco. È mezzanotte. Domani mattina, se ci riesco, mi concederò un'oretta di sonno in più. Buonanotte. È mercoledì. Sono le 9:30 del mattino e per prima cosa mi prendo cura di me. Il programma di squadra oggi prevede allenamento solo pomeriggio e mi prendo una mezz'ora per andare a lavorare su tutti i muscoli del corpo, aiutare il corpo a recuperare dalle fatiche dell'amichevole, che anche se non amichevole comunque sono fatiche. Sì, poi ho fatto anche 2 pesi, ma questo non diciamolo a nessuno. E poi arriva Seba. Dovevamo tirar fuori 3-4 foto fighe per questa tuta, che è già figa di per sé, e secondo me ce l'abbiamo fatta. Certo, certo. Call finita. Questo è un progetto figo di cui saprete più avanti, ma è davvero una roba figa. Vado all'allenamento.
e post allenamento pizza party a casa dell'assistente allenatore. Che sono quasi morto nell'ascensore. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Sono le 10:30 e io, dopo aver preso l'ultimo augmentin, vado a nanna. Giovedì, chissà se oggi vedremo il sole. Settimana infinita. Giovedì mattina vuol dire pesi. Oggi è giovedì, un po' meno carico e un po' più esplosivo. Finiti i pesi, di corsa in ufficio. Devo fare 183.000 cose oggi, non so come farò. In sequenza oggi devo leggere e firmare 3 contratti, fare l'estrazione slam dunk, che è una roba infinita, fare una cosa per Prozis, programmare con Massifella e Seba tutti i saldi sul sito Zero Blaster Film e editare questo video, perché se non mi metto in pari lunedì non esce. Quindi mettiamo un timelapse e mi metto a produrre. Vai Tommino. Qui dietro di me ci sono tutti i premi della lotteria Slam Dunk. Scusate per il ritardo nell'estrazione, ma ormai mi conoscete. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla lotteria, acquistato i bigliettini e quindi hanno sostenuto la nostra associazione. Grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Pazzesco, sono riuscito a finire tutto. Quindi potrò andare a casa e nutrirmi. Sono le 2:30, non è l'orario perfetto per nutrirsi, ma si fa quel che si può. Sì, uomo. Riso. Ma ho finito il tonno. Riso con fiocchi di latte e pomodorini. Let's go. A me piace. Caffettino da asporto. E si va verso il secondo allenamento della giornata. Oggi è giovedì, quindi con la testa si comincia ad andare verso la partita. È il primo allenamento della settimana in cui si guardano gli schemi degli altri. Insomma, si inizia a entrare in clima partita. Eccoci nel tempio. Ho i flessori incendiati, Vale. Fammi male, Vale. Grazie, ciao. Stasera mi farò una cenetta sana. Una bella insalatona. 4 hamburgerazzi vegani. E per stasera direi che può andare, non farò niente di speciale. Metterò nel letto a guardare un film, quindi direi che ci vediamo domani. Ciao. Mi sa che è un'altra di quelle giornate. Sono le 8 ed è venerdì. Raga, oggi facciamo allenamento singolo alle 14. La settimana ora in discesa, meno fatica, più tecnica. L'obiettivo è recuperare più energie possibile e andare carichi alla partita di domenica. Adesso in questa giornata super uggiosa sono le 8:45 e sto andando in ufficio. Stamattina devo editare almeno 1:30 questo video, altrimenti lunedì non esce. Quindi stacco tutto, telefono, modalità aereo, spengo il cervello per 1:30 e edito. Nel frattempo, non che sia così interessante, ma c'è una cosa che mi chiedete spesso su Instagram ed è la mia playlist prima delle partite. Mentre edito la lascio qui che scorre, è una cosa molto normale, ma se la volete me la lascio. È arrivato un altro, questo è pazzesco. Wow, kawaii. Ma che figo. Sto diventando malato di sta roba, me ne rendo conto. Adesso se faccio un tempo mi mangio un toast prima dell'allenamento. E ora si va al palazzetto, video più allenamento. Mamma mia come sto oggi. Porca miseria. Madonna. Ieri in allenamento abbiamo lottato per la nostra vita, oggi non stavo in piedi. Anche oggi devo andare da fisio perché sto cazzo di flessore qua dietro mi dà sempre noia. Anche oggi fammi male, Linda, stavolta. Sono veramente più stanco del normale, ho bisogno di riposare. Allora, facciamo che siccome sono così bello bollito, adesso mi riposo un po' sul letto, stacco il cervello, poi mi mangio qualcosa con calma appena fa buio e ci vediamo domani, raga. Come sapete il sabato è una giornata ben poco interessante, andiamo al campo, facciamo video, poi facciamo un po' di tattica, poi un po' di tiro e poi un po' di stretching. D'altro nella mia età, se la domenica vuoi essere al top non sei comunque, il sabato ti devi riposare. Ah, quel puzzo di fogna che c'è ogni tanto dentro lo spogliatoio. Ho perso la gara del tiro da metà campo, devo portare ancora da mangiare. Giornata fallimentare.
Raga, come sapete il sabato me lo prendo off da qualsiasi attività extra basket. Quindi faccio veramente poca roba, i pantaloncini, la palestra, il canale, cerco di limitare tutte le robe al minimo. Adesso mi preparo del classico riso con dell'ancor più classico tonno e poi mi metto in relax e noi ci vediamo domani perché domani è game day, raga. Caffè è pronto. Noi oggi giochiamo alle 6 a Borgo Manero. Partiamo da qui alle 3, la trasferta è abbastanza veloce, ma è bella insidiosa. Capirete perché. Ciao Mao, buongiorno. Per oggi mi servirebbero, se fosse possibile, 2 accrediti a nome mio. Ok? Grazie mille, fammi sapere. Ciao. Solitamente, a meno che la squadra contro cui giochi non faccia un po' la furbetta, ogni giocatore ha un paio di biglietti, un paio di accrediti a disposizione per la partita, per far venire parenti e amici senza pagare. Corretto. Signore e signori, oggi alta cucina. Riso con parmigiano. Calzini. Caldamuscoli, mutande per dopo, maglia termica per il riscaldamento, le scarpe ci sono, boh, abbigliamento di ordinanza, altrimenti la società giustamente si incazza. E andiamo. Buonasera. Salve. Let's go. Vai chiedere agli arbitri se posso giocare col berretto. Aia. Schiacciata hai fatto, la metto nel vlog. Questo ha fatto una schiacciata incredibile. 4 bombe non li segnavo dal 46. Rientriamo a casa perché devo montare questo video. Uomo! Buonanotte, buonanotte. Legnano deserta. Ho bisogno di un po' che per nutrirmi. Ringrazio, ciao. Raga, sono contento che il video finisca con una bella vittoria in trasferta. Era una partita insidiosa, siamo stati bravi, siamo stati avanti dal primo al 40esimo, quindi sono contento. Mi auguro anche che apprezziate il fatto che ci sto mettendo il cuore per fare sti video. Contate che se state guardando questo video lunedì 9, la partita è stata di domenica 8, quindi grande cuore. Se siete arrivati fin qui e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se il video vi piace, se non vi piace no, ma se vi piace lasciate un bel like. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio brand con saldi della Madonna, il link per iscrivervi al mio camp 30 luglio 5 agosto a Cesenatico. Ho il fiatone, raga, trovate il link di M4 Training, trovate tutto. Ci vediamo nel prossimo video, vi voglio bene come sempre, grazie per aver guardato.